Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi siamo in clinica Quisisana, siamo a Roma. È questo il nostro centro di riferimento dove effettuiamo il maggior numero delle procedure chirurgiche che arrivano alla nostra attenzione. La procedura chirurgica è una procedura rapida, veloce, siamo codificati in questa struttura sia come strumentario chirurgico sia come personale. Abbiamo strutturato una equipe chirurgica con la nostra strumentista, con gli infermieri di sala operatoria, con l'aiuto in sala operatoria, i nostri assistenti. È un orologio che si muove cronometricamente all'unisono e ci permette di abbattere i tempi in sala operatoria, cosa fondamentale per i rischi di infezione, e ci permette di ottimizzare i risultati con un rischio, con un tasso di infezione prossimo allo zero. Riusciamo ad impiantare il nostro device in circa 15-16 minuti. Oltre a questo abbiamo anche la possibilità di accogliere il paziente. Il paziente viene preso in carico da quando arriva a Roma o a Milano e viene accompagnato nel suo percorso di rinascita da un punto di vista sessuale. Qui c'è con me Enrico Gravina, che è il responsabile delle relazioni con i pazienti, è colui che si occupa dell'aspetto emozionale nel rapporto, si occupa del rapporto con i pazienti, cosa che io cerco di fare, ma più di tanto, essendo oberato dalla chirurgia, non riesco. E quindi lui mi dà questo supporto alla grande e ve lo voglio presentare. Grazie Gabriele. Sì, questo aspetto è fondamentale. Noi riteniamo che dietro un paziente c'è sempre un uomo che viene da una storia di ricatti, il ricatto peggiore che può avere un uomo, sia il ricatto del deficit erettile, il ricatto dell'erezione, dovuto poi alla fine semplicemente per un guasto idraulico. Quindi sono uomini guasti, tra virgolette, da un punto di vista idraulico. Ma questo guasto rende loro la vita impossibile, perché sono uomini che si nascondono negli angoli bui della loro solitudine, facendo una vita di evitamento. Immaginate proprio un evitamento sia a livello emozionale, innamorarsi semplicemente, per loro diventa una impossibilità, e sia anche da un punto di vista fisico, avere un rapporto sessuale, per loro diventa un motivo di stress, un motivo di, a volte anche, di essere avviliti, essere, ricevere magari quell'umiliazione a letto, e se gli va bene magari uno scusa, dopo uno scusa un pietoso perdono. Allora tutto questo li porta proprio ad evitare il rapporto sessuale. Questo che cosa significa? Significa che questi uomini sono destinati al viatico della depressione, perché la depressione, vedete, è quel fine pena mai che un uomo dentro di sé. Allora noi conosciamo perfettamente la storia di questi uomini, la storia della loro sofferenza, li vogliamo andare a prendere da lì e accompagnarli durante tutto questo percorso, un percorso che deve essere a 360 gradi, e portarli da questo voglio ma non posso a un posso ogni volta che voglio. E credetemi, la scelta, la possibilità domani di poter ritornare ad amare, ad avere un rapporto sessuale, ad avere un rapporto di comunicazione con una donna, cambierà completamente tutti i momenti della vita. Questo è quello che noi facciamo, quindi ripariamo da un punto di vista idraulico e rimettiamo veramente alla vita e nella vita la vita delle persone. Perfetto, ottimo Enrico, grazie sempre del tuo supporto, i pazienti sono strainnamorati di te. Ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.